fare i complimenti perché è una bella sera. Ci siete tu? Sottoscriviamo il programma. Adesso firma il direttore Rizzo. Prego, grazie. Possiamo iniziare questa conferenza stampa. Abbiamo un po' rovesciato per ragioni, voi sapete che i media hanno anche necessità logistiche, quindi abbiamo voluto anticipare la firma di questo protocollo. Io innanzitutto vi saluto tutti, ringrazio anche la presenza di alcune associazioni che fra poco con il dottore Valicenti, responsabile del piano IB del parco, vi intratterrete per ragioni più operative, fermo rimanendo che noi credo nella terza decade di giugno, prima dell'avvio del piano, faremo un incontro con tutto al parco solo per partire in maniera positiva rispetto alla nuova stagione. Sulla giornata di oggi è una giornata molto significativa. Una giornata importante perché molti sapete che qualche settimana fa il ministro dell'Ambiente Galletti e il ministro della Giustizia Orlando, che peraltro è stato l'Ambiente fino a qualche mese fa, hanno sottoscritto un accordo per utilizzare i detenuti ex articolo 21, poi il direttore ci spiegherà insieme alla dottoressa della tipologia, per utilizzare detenuti che sono nella fase di uscita sostanzialmente in attività utili, socialmente utili, di volontariato legate appunto alla tutela particolarmente dell'ambiente italiano. Naturalmente per quanto riguarda la scelta che è stata fatta di privilegiare le aree nei parchi, credo che capite tutti l'importanza, che bisogna che lo spieghi io, sia dei parchi nazionali di tutte le aree protette italiane. Noi però devo dire, questo con un pizzico di orgoglio, che questa intesa noi l'abbiamo anticipata, se posso dire, perché intanto col dottore Federico, che saluto e ringrazio, il direttore, come sapete, della casa circondariale di Castellino, con la dottoressa Rio, avevamo già anticipato questa collaborazione. Noi già da qualche anno avevamo sottoscritto, il mio consiglio direttivo aveva approvato un accordo che riguardava soprattutto poi l'attività assembleistica e quant'altro. Poi abbiamo avuto alcune difficoltà, soprattutto come sapete in quest'Italia un po' complicata, di rapporti, mettere insieme i rapporti, è stato un po' complicato. Però dicevo, abbiamo anticipato l'intesa tra Galletti e Orlando perché io sono contento anche della tempistica con la quale abbiamo realizzato questo accordo. Voglio per questo ringraziare la struttura del parco, il direttore, ma in particolare l'ingegnere Valicenti, che è stato molto bravo ad allestire questa intesa, ovviamente sulla volontà che il presidente vi ha rappresentato. E dicevo, noi un mese fa abbiamo avuto una sollecitazione dal dottore Lofranzi, che è il presidente dell'ANAS, che come sapete è questa associazione di volontariato di base nazionale, che lavora a 360 gradi, tra le altre sue attività c'è anche l'attività specifica di cui parliamo insieme alla struttura della casa circondariale,
per dire possiamo sperimentare sin da subito, fermo rimanendo che abbiamo la possibilità di lavorare anche su altri settori, non a caso c'è tutta l'attività di sentieristica, la gestione di alcune strutture del parco, però abbiamo detto quella che parte immediatamente, della quale il parco ha molto molto bisogno, è questo, diciamo, il controllo del territorio per fare un'adeguata lotta agli incendi boschivi. Tra l'altro, come sapete, la casa circondariale di Castro Vigari è collocata in uno dei punti più sensibili di questo periodo. Voi sapete che la striscia che va da Morano fino a Frascinetto, in cui la Petroso di fatto c'è tutta dentro, di fatto è quella che viene maggiormente attaccata, è quella che, sulla quale abbiamo registrato negli anni passati i maggiori danni ambientali e anche il maggior numero di inneschi e di incendi che si sono realizzati. Quindi abbiamo detto, partiamo da questo, le modalità che abbiamo costruito, questo lo dico anche per tutti i presenti, sono uguali sostanzialmente alle altre associazioni, perché poi noi il rapporto lo costruiremo, sarà l'ANAS, un po' come saranno tutte le altre vostre associazioni, a sottoscrivere il contratto di responsabilità, e le modalità saranno uguali, quindi non ci sarà nessuna, non sarà un progetto speciale, sarà da questo, dal punto di vista, diciamo, delle attività uguale. È chiaro che poi come saranno utilizzati i detenuti, è chiaro che lo dirà il direttore, perché naturalmente non sono volontari, hanno una caratteristica particolare. E per chiudere, noi, l'ho detto poco fa anche alle televisioni, attraverso questo progetto noi realizziamo tre grandi obiettivi. Il primo, come dicevo prima, è il primo parco che dà attuazione all'accordo nazionale. Quindi noi lo comunicheremo anche a Galletti e a Orlando, perché è alla Federparco italiana, perché questo può essere anche un prototipo, diciamo, che può essere un elemento. Poi l'ANAS sono un organismo nazionale, quindi immagino che avrete sedi anche in altri territori italiani dove sono presenti i parchi. Il secondo obiettivo è aumentiamo il livello di controllo del territorio, ma sarà anche una sorta di controllo particolare. Terzo obiettivo, voi sapete che il 21 il Papa ha fatto una scelta chiara, adesso che verrà in Calabria, verrà qui a Cassano. Il primo punto di approdo suo sarà proprio la casa circondariale, quindi questo come grande segnale d'attenzione, diciamo, in Italia, che c'è verso i detenuti, prima Giorgio Napolitano, il Presidente della Repubblica, che ha segnalato da tempo la necessità, come dire, di una maggiore attenzione alla popolazione carceraria, alle condizioni di difficoltà, tutto quello che conosciamo. Adesso Papa Francesco che dice sì, è vero che venga a Cassano, però prima di la messa la sera l'elicottero, il primo appuntamento sarà proprio presso la casa circondariale, ed è anche qui un grande segnale di attenzione, e credo che questa iniziativa si inneschi molto bene nel solco di questa attenzione. La rieducazione e il reinserimento delle detenute è un obiettivo che la Costituzione si prefigge, i nostri codici si prefiggono, e quindi anche noi qui lanciamo, non so se come si dice spesso, una piccola goccia in un mare, però io credo che questo potrebbe rappresentare un bel esempio di come tra le istituzioni, il mondo associativo che si occupa anche di volontariato, si può costruire un percorso che, ripeto, su scala naturalmente rapportata al nostro territorio, può rappresentare per l'Italia anche un modello e un esempio da seguire. Io sono convinto che anche il direttore Rizzo sicuramente nella visita che ci sarà del Papa racconterà anche questa esperienza e questo lavoro che si sta facendo, insomma. Quindi ecco perché chiudo, per poi passare la parola anche agli altri interlocutori di questa intesa. Io credo che stamattina scriviamo un'altra pagina bella della vita del Parco Nazionale. Nei giorni scorsi, come avete visto anche in questa sala, abbiamo ospitato un valutatore spagnolo che di fatto ha espresso giudizi lusinghieri per la candidatura che il Parco Tempolina ha affacciato per avere la Carta Europea sul Turismo Sostenibile. Avete sentito anche attraverso tutte le televisioni che erano presenti l'enorme successo di quell'iniziativa. Io credo che oggi il Parco ha aggiunto un'altra bella
scrivo un'altra bella pagina della tua storia recente, se posso esprimere anche la mia personale soddisfazione, perché l'hai portata in porto nel giro di poco meno di un mese, questa era solo un'idea suggestiva, è un fatto che anche l'idea è l'esempio che quando le istituzioni vogliono concretamente lavorare e vogliono portare a casa, possono farlo, e non c'è a volte burocrazia che offende, non ci sono ritardi. Io credo che anche questo sia un po' un segno, se posso dirlo, positivo nel sotto di questa voglia che c'è anche in Italia di evitare, vedere tutta una serie di lacciuole, queste burocrazie lacerante che spesso fanno anche perdere la volontà di portare avanti a volte anche iniziative importanti. E credo che stamattina qui a Castrovilla le scriviamo una bella pagina significativa. Adesso do la parola, non forse prima direttore. Do la parola ovviamente tutto al dottore Rizzi e alla dottoressa Rio, che parleranno di questo accordo ovviamente dal versante del Ministero dell'Unione, dal versante del Ministero della Giustizia, e poi al dottore Lofrano, che è il presidente. Prego. Grazie amici. Buongiorno. Buongiorno. Ringrazio il presidente Pompadella che come sempre ha voluto accordare una certa attenzione, una notevole attenzione alle necessità dei detenuti della casa circondariale. Scusate, forse il mio linguaggio non è chiaro, parlo con la massima sincerità. Ieri sera alle 8 mi hanno estratto il letto. Chiedo scusa. Saluto e ringrazio il dottor Lufrano, l'associazione ANAS, per aver voluto affiancarci in questa iniziativa, che voglio dire da subito, come ha accennato il Presidente poc'anzi, era in cantiere da diversi anni. Non siamo riusciti a farla decollare, nonostante gli sforzi di entrambi, per una serie di intoppi burocratici e forse anche perché, Presidente, eravamo in anni in cui si badava a carcere più alla sicurezza che non alle attività trattamentali. Voglio subito dire una cosa, che la nostra attenzione a questo progetto non è il classico buonismo all'italiana, no. La sola parola buonismo mi fa tremare delle cose. È semplicemente l'attuazione di alcune direttive che attualmente sono vigenti emanate dal nostro livello, nel senso di aprire l'istituto quando più è possibile al territorio sul quale sono vigenti. Mi ritengo io personalmente fortunato per il territorio in cui mi trovo a lavorare, perché devo dire che sia con l'amministrazione comunale, sia con la provincia e non parliamo dell'ente parco, ho avuto sempre dei magnifici interlocutori ai quali posso che rinnovare continuamente il mio. I detenuti che si prevede che saranno inviati sul territorio del parco sono 5, usciranno per 4 ore, naturalmente saranno formati dal personale del parco, perché è un'attività che richiede una certa formazione. E come dicevo prima, sono detenuti che hanno fatto quasi tutto il percorso di recupero, quindi hanno un fine pena, non dico breve, nemmeno lunghissimo, hanno dato prova di essere persone affidabili e naturalmente dobbiamo pagare anche la pericolosità, in questo caso c'è a un livello bassissimo per non dire inesistente. È prevista anche una rotazione, voglio dire abbiamo un elenco di persone che saranno utilizzate come riserva nel caso che qualcuno di loro esca, perché chiaramente questo è un presidio che non si può lasciare su. Come diceva prima il Presidente, sono da considerarsi quasi lavori di pubblica utilità, perché ben sappiamo come il problema di incendio del parco ogni estate ci tormenta ed è molto sentito, personalmente lo ritengo reato di uso. Per cui se questi detenuti ci danno una mano a prevenire i reati, scusate se la metà si può dire. E l'articolo 21, di cui parlava prima il Presidente Pappadella, è un articolo previsto dal nostro ordinamento penitenziario che si possono mandare all'esterno detenuti che hanno dato prova di avere quei requisiti di cui parlavo prima, cioè la fidabilità, la buona condotta, la tipologia di reato, chiaramente tutto quanto, e
credo che quasi tutti qua siete di Castroville, più o meno una sorta di quello che fanno i detenuti che da diverso tempo vanno alla raccolta differenziata per conto del comune di Castroville. È la stessa cosa. Escono la mattina verso le 7 e alle 11 c'è previsto il loro ritiro. Poi se dovesse mutare le esigenze del parco, chiaramente non ci arriveremo. Io non ho altro da aggiungere, scusate se sono stato un po' sintetico e poco chiaro, ma in tutta sincerità io sono stato il mio problema oggi. Grazie. Io volevo precisare, vedo anche Roberto, io ho detto nelle interviste che sono stati una ventina, ovviamente sul presupposto della rotazione, diciamo. Partono questi cinque, ma ripeto, il protocollo avrà anche questa, diciamo, dimensione di espansione. Questo lo dico perché Franco anche nell'intervista avevo parlato di questo punto. Prego, dottore. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie. Poi intervenire dopo due autorevoli interventi non è semplice. Noi abbiamo sposato questa causa e l'abbiamo sposata nella convinzione di fare del bene. Siamo sicuri che il parco del Pollino è il polmone non solo della Calabria e non solo della Basilicata, ma è un ente importante. Più ci sono mezzi e strumenti per difendere questo polmone, meglio è. Quale migliore occasione per far sì che questa difesa avvenga attraverso chi ha nella vita sbagliata, e quindi metterlo dall'altra parte del suo percorso e rendersi utile per fronteggiare, come dire, gli strumenti legali in modo tangibile. Questo nostro progetto è il primo in Italia che parte, grazie ovviamente alla sensibilità delle istituzioni rappresentate dall'onorevole Mappaterra e dal dottore Fedele Rizzo. È sicuramente un progetto pilota che troverà e sposerà anche negli altri parchi e non solo, attraverso la stessa nostra struttura nazionale, alla quale non mi sottraggo un po' i miei saluti, che è stata molto sensibile la nostra presidenza nazionale a questo progetto. Come dire, l'iniziativa è sicuramente lodevole da parte di tutti, il prosieguo sicuramente sarà importante, e sperando di non fare errori, se ci sarà qualche errore vedremo di, come dire, di correggere il tiro itinerante. Lo sviluppo del progetto stesso, demando a una più dettagliata relazione alla dottoressa Tullio, che in pratica ha steso l'argomento progettuale. Noi ci siamo prefissati questi obiettivi di portarlo a termine, altri sono itineranti, abbiamo una serie di iniziative cantierizzate. Perché dire, il terzo settore c'è, siamo sempre pochi rispetto a tutti i presenti, quelli che volontariamente prestiamo le nostre opere al fin di migliorare la nostra vita. Ringrazio i presenti, sarò stato ancora più sintetico, dottor Rizzo, ma acceleriamo i tempi, perché il volontariato è tale perché questi costi sono gratuiti. Grazie di tutto e grazie a tutti. Uno è la tempistica e l'altro è il fattore duplice che caratterizza e connota questa operazione. Io, essendo criminologa, mi occupo di progettazione sociale, e chi fa progettazione sociale sa che i tempi sono diluiti tantissimo per la realizzazione di un progetto. Ebbene, questo tipo di coordinamento invece ha avuto una tempistica talmente operativa e fattiva che noi in pochissimo tempo, grazie a degli operatori degni di questo nome, hanno fatto in modo che tutto questo si realizzasse. Intanto noi non siamo alla prima esperienza con l'ente parco del Pollino, perché qualche anno fa l'onorevole Pappaterra si fece già promotore all'interno del carcere di un corso importantissimo che era l'educazione ambientale sui processi sostenibili, se lo ricorda l'onorevole, dove praticamente all'interno del carcere un gruppo di detenuti dell'area protetta,
per chi non è addetto ai lavori, l'area protetta è un'area particolare che si distingue per una tipologia di reato appunto più particolare. Ebbene, questi sono stati interessati ad un corso di formazione dal quale corso è uscito fuori un discorso di assoluta come dire, trasmissione di tutela nei confronti del fatto. Oggi siamo approdati a questo intervento grazie ad un tavolo di coordinamento. Ecco perché quando in Calabria si fa rete, allora questa parolina magica mette insieme quello che in altri paesi europei è già realtà da tantissimo tempo. Rete significa coordinarsi, rete significa collaborare, rete significa lavorare per un obiettivo comune, ed è quello che è stato fatto oggi con questo progetto. Io ho avuto una validissima collaborazione, e lo ringrazio tantissimo, da parte dell'ingegnere Arturo Valicenti, con il quale ho collaborato in quest'ultimo periodo per la riuscita e la fattibilità di questa operazione. L'onorevole Tappaterra è stato sempre promotore e sensibile nei riguardi del carcere, il direttore che ha unito sempre un binomio: non c'è reinserimento e riabilitazione senza mettere accanto la parolina lavoro. E in ultimo c'è il terzo settore, ma non è ultimo il terzo settore. Il terzo settore è la parte più importante, perché è nato questo protocollo d'intesa ambiente Ministero di Giustizia. L'ente parco l'ha fatto suo con la direzione del carcere di Castro Illari. Entra oggi in scena un terzo soggetto partner che è l'ANAS. E allora solo in questo modo si può raggiungere l'obiettivo. Questo tavolo di coordinamento ha funzionato e è risultato oggi avere una duplice accezione di tutto questo. Intanto proteggiamo il parco, quindi c'è tutela ambientale, ma nello stesso tempo noi facciamo promozione sociale, noi reinseriamo i nostri detenuti, e i detenuti di cui vi ha parlato il direttore che sono stati scelti sono pronti per essere restituiti alla comunità esterna, quindi la comunità esterna entra dentro il carcere, noi diamo alla comunità un soggetto che è riabilitato, quindi che conosce il concetto oggi delle regole, che è importantissimo. La cosa che mi preme sottolineare è che la comunità e il territorio deve capire oggi che il detenuto è produttivo, quindi con questa operazione noi rendiamo fattibile questo concetto, perché lo rendiamo capace di dare qualcosa alla società. E quello che mi preme sottolineare da addetta ai lavori è che dobbiamo cambiare anche il concetto di devianza nei riguardi di chi compie degli errori. Dobbiamo dare queste possibilità. Il volontariato lo dà, questa chance la dà, noi la facciamo nostra, e da questo momento l'ANAS, che è un organismo importantissimo a livello nazionale, sarà il responsabile operativo di quella che sarà per noi il concetto di reintegrazione del detenuto nella comunità esterna. Solo così possiamo dire che la legge 354 del 75, che reintegra il detenuto nella società, noi la facciamo operativa e fattibile. Un ringraziamento particolare all'onorevole Pappaterra, ma non si può fare diversamente, perché è stato attivo, presente, non si è tirato mai indietro. Quindi questo mi preme sottolinearlo, insieme a tutti i suoi operatori. Al comandante Lufrano, che praticamente si spende operativamente in questo senso, al dottore Rizzo e anche al responsabile zonale di Castrovillari, Anas, Emiliano Sconza, che ha lavorato con me in quest'ultimo periodo e lo ha fatto con tutte le sue competenze, ma anche con molto entusiasmo. Noi oggi abbiamo messo le gambe ad un'idea, perché se rimane tale parliamo ideologicamente e demagogicamente. Oggi invece siamo stati veramente diplomatici, e questo a me fa molto molto onore e piacere. Grazie. Grazie. Sono stati assolutamente esaustivi, credo che la stampa, non credo che ci siano, perché abbiamo parlato pure via alle interviste, non so se ci sono domande, mi pare che l'ho detto, possiamo, credo, chiudere della conferenza stampa. Grazie, grazie per essere presenti. Tra poco, mentre lo dica la situazione, rimanete qui nella sala, perché
l'ingegnere Valicenti proseguirete una riunione di carattere operativo. Io vi do appuntamento nell'ultima decade del mese, tra il 20 e il 25, quando saremo, inviteremo tutte le associazioni perché presenteremo sempre qui a Castrovilla, presenteremo il piano 2014, dove peraltro anche l'accordo di oggi sarà dentro questo nostro piano, sperando che le cose possano andare bene. Grazie e buona giornata a tutti.